Siamo di fronte al temutissimo crash del mercato azionario, perché gli indici dell'S&P 500 e del Nasdaq sono entrati ufficialmente in quella che in gergo di Wall Street è conosciuta come una correzione, ovvero mercati che scendono oltre il 10% dal loro massimo più recente. Ma perché le azioni stanno crollando? Forse i mercati stanno cercando di dirci qualcosa sul futuro dell'economia? Salve a tutti, Marco Casario qui, e a dire la verità, al momento la crescita economica sta reggendo alla grande ai tassi di interesse così alti. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, pensate, è cresciuto ad un ritmo annuo del 4,9% nel terzo trimestre, al di sopra del 4,7% che era stato stimato dagli economisti. Anche le vendite al dettaglio, che misurano quanto i consumatori spendono, continuano a registrare letture solide che battono le aspettative. La spesa dei consumatori è sostenuta da un mercato del lavoro forte, con l'economia che continua a creare posti di lavoro ad un ritmo estremamente solido. Dopo diversi mesi di stagnazione, secondo i dati preliminari relativi al mese di ottobre, l'indice del Purchasing Managers Index, il PMI, che misura l'attività commerciale, ha ripreso a crescere grazie ad una ripresa della domanda industriale e ad un rallentamento dell'inflazione nel settore dei servizi. Insomma, siamo in pieno rimbalzo ciclico dal punto di vista economico. Ma se le cose vanno così bene, allora perché il mercato azionario sta scendendo? La risposta potrebbe avere qualcosa a che fare, per esempio, con il ruolo del mercato delle equities come le... Oh, oh. Here I come. Oh. Scusate, c'è il gatto che è impazzito. Non so che cosa è successo. Ricominciamo. Ma se le cose vanno così bene, allora perché il mercato azionario sta scendendo? Vedete, la risposta potrebbe avere qualcosa a che fare con il ruolo del mercato come leading indicator, ovvero come anticipatore della direzione dell'economia. Visto che i prezzi delle azioni riflettono le aspettative sulla redditività delle aziende e la redditività è direttamente collegata all'attività economica, spesso i cali del mercato azionario tendono ad anticipare le flessioni dell'economia. Quindi i mercati potrebbero aver realizzato qualcosa che al momento ancora non sta emergendo dai dati macro. Ce lo diciamo sempre, i mercati finanziari guardano al futuro. L'idea dei tassi di interesse più alti e più a lungo si è ormai fatta spazio gradualmente nella consapevolezza degli investitori, che adesso stanno ritirando denaro dalle azioni, ma soprattutto tenendo un atteggiamento più difensivo. Questa idea ha contribuito a spingere al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Il rendimento delle obbligazioni a 10 anni in America ha recentemente toccato il massimo, pensate, degli ultimi 16 anni. Tassi più alti riducono il valore che gli investitori sono disposti ad attribuire alle azioni, in particolare a quelle valutate principalmente sulla promessa di profitti lontani nel futuro, come per esempio le aziende che fanno parte del settore tecnologico, del consumer discretionary, le spese discrezionali. Questo perché forniscono il tasso per attualizzare i flussi di cassa futuri delle aziende. Un tasso di sconto più elevato si traduce in valutazioni più basse. Attualmente i titoli del tesoro a 10 anni offrono più o meno lo stesso rendimento degli utili dell'S&P 500. Questo vuol dire che gli investitori non stanno più ottenendo un rendimento extra per detenere azioni rispetto alle obbligazioni, che sono un asset molto più sicuro perché garantite dallo Stato, in questo caso gli Stati Uniti d'America. Il fatto è anche che le valutazioni azionarie si trovano a livelli storicamente elevati, specialmente quelle dei 7 titoli più grandi dell'S&P 500, che ormai sono stati chiamati i magnifici 7. Le azioni hanno delle valutazioni che potrebbero non tener pienamente conto del modo in cui i rendimenti obbligazionari sono effettivamente aumentati. L'attuale valutazione dei magnifici 7 suggerisce un'estrema fiducia che la loro crescita possa superare qualsiasi sfida posta dai rendimenti obbligazionari più alti. Insieme questi titoli si trovano ancora in rialzo di circa il 50% quest'anno, mentre il titolo medio, che fa parte del paniere dell'indice dell'S&P 500, si trova addirittura leggermente in negativo. Gli investitori ritengono quindi che questa manciata di titoli offra ancora un'opportunità migliore del 5% data dalle obbligazioni. Ma se la fiducia degli investitori dovesse cominciare a vacillare,
vacillare? Beh, queste aziende potrebbero avere molto spazio per scendere al ribasso. Ci sarebbe in primis una presa di profitti e poi una riduzione di tutti gli eccessi che ci sono stati quest'anno. Le forti aspettative nella loro crescita le rende più vulnerabili a qualsiasi notizia negativa. E quello che abbiamo visto la scorsa settimana ne è stata proprio la prova. Nonostante la stagione degli utili del terzo trimestre finora sia stata nel complesso buona, sono bastate solo alcune piccole e precise delusioni per contribuire ad alimentare l'umore negativo generale. Come quando, per esempio, Alphabet, la società madre di Google, è scesa di quasi il 10% dopo aver mancato di poco le previsioni sui ricavi nella divisione del cloud computing. Tesla è praticamente crollata dopo aver riportato risultati al di sotto delle stime di consenso per i profitti, margini e vendite. Le azioni di Meta Platform, ex Facebook, invece hanno registrato il calo più grande in quasi 11 mesi, dopo che l'azienda ha avvertito di una spesa pubblicitaria più debole. Microsoft ha goduto solo di modesti guadagni dopo aver superato le aspettative degli analisti, ma alla fine si è unita al calo delle tech. L'unica eccezione effettivamente sarà per Amazon, che ha triplicato i profitti e ha pure aumentato il fatturato. Quello che succede a Magnifici 7 ha delle conseguenze per gli altri 493 titoli azionari. Le mega cap, infatti, sono le responsabili della performance positiva delle azioni di quest'anno, visto che rappresentano una fetta consistente del benchmark. I loro cali adesso stanno trascinando gli indici azionari al ribasso. Del resto, il rally azionario del 2023 è stato alimentato dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale, entusiasmo che adesso sembra abbastanza scemato. Secondo Google Trends, l'interesse di ricerca per la parola intelligenza artificiale, che è esplosa dopo il lancio di ChatGPT lo scorso novembre, è diminuito in modo molto significativo. Le preoccupazioni per la guerra in Medio Oriente e il conseguente aumento del prezzo del petrolio, beh, sicuramente non migliorano il sentiment. I sondaggi condotti tra i manager professionisti mostrano che i grandi allocatori di denaro hanno tagliato la loro esposizione azionaria a livelli visti l'ultima volta durante il mercato ribassista del 2022. Allo stesso tempo, gli hedge fund hanno aumentato le loro posizioni short sui singoli titoli per l'undicesima settimana consecutiva. Nonostante i dati economici ci stiano dicendo che le cose stanno andando piuttosto bene in questo momento, beh, probabilmente i mercati stanno già guardando al 2024, esattamente come hanno fatto a partire da marzo 2023, quando hanno cominciato a scontare un soft landing e hanno fatto partire un forte trend rialzista sull'azionario. Ma vedete, l'aumento dei rendimenti obbligazionari ha spinto i tassi più in alto nei mercati del credito e dei mutui, determinando un inasprimento delle condizioni finanziarie. In pratica, i mercati stanno facendo il lavoro sporco della Banca Centrale Americana, un punto che è stato sottolineato recentemente anche dal presidente Powell. Gli effetti dei tassi di mercato più elevati ad un certo punto diventeranno necessariamente un ostacolo per la crescita dell'economia, e forse i mercati sono già in grado di vedere questi effetti. È per questo che molti grandi investitori invitano all'attenzione, all'essere cauti come investitore, ed è per questo che, come dico in tutte quante le mie dirette, è fondamentale per un investitore o per un trader avere un processo da seguire che abbia regole precise e che ci permetta di togliere dal tavolo decisionale emozioni e psicologia. Perché guardate, molti credono che nel trading e negli investimenti sia la tecnica, le strategie siano la cosa più importante, ed invece un ruolo molto grande lo giocano proprio gli aspetti psicologici e emotivi. Lasciatemi un like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo momento, iscrivetevi al canale, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!